Buongiorno a tutti, gente varia ed eventuale. Così, su due piedi, qual è la ragione più stupida per dichiarare guerra? Se pensate al petrolio o a esportare un po' di democrazia, siete completamente fuori strada. La guerra dello sgabello d'oro. Un piccolo consiglio: se per caso andate a casa di qualcuno che ha qualche pezzo di arredamento in oro, non sedetevici sopra. Nel 1896, il re dell'impero Ashanti, un ex stato africano che sorgeva dove ora sorge la Repubblica del Ghana, era stato esiliato. E senza un capo, il governatore inglese Sir Frederick Hodgson era stato mandato lì per aiutare, come solo uno schiavista bianco sapeva fare. Nel 1900 Hodgson entrò nella capitale Ashanti e pretese che gli venne consegnato il loro sgabello d'oro, un oggetto sacro per la popolazione, che era lo spirito stesso della nazione e conteneva le anime dei vivi, dei morti e di tutti coloro che dovevano ancora nascere, e lo voleva per appoggiarci il suo grosso grasso culone sopra. La popolazione ascoltò il discorso in silenzio, quasi affascinati dall'arroganza e la spavalderia dell'inglese. Poi andarono a casa a filare i coltelli. Quello che accadde dopo è che invece di consegnare lo sgabello, gli Ashanti consegnarono pugni sui denti agli inglesi. E partì una rivolta dell'intero popolo, guidati da Yaa Azentawa, la mamma del re esiliato. Gli inglesi furono annientati e i pochi sopravvissuti si barricarono in un piccolo forte, dove furono assediati per 3 mesi da Yaa alla testa di 12.000 uomini. E proprio quando stavano per cedere, a corto di munizioni, cibo e acqua, il maggiore James Wilcock arrivò con i rinforzi e spazzò via gli Ashanti. Con più di 2.000 morti, gli Ashanti vennero brutalmente repressi e annessi all'impero britannico. Ma loro sostengono ancora di aver vinto la guerra. Sì, perché nonostante tutto, nessun inglese ha mai poggiato il culo sul loro prezioso sgabello. La guerra per l'asta di una bandiera. Nel 1840 le truppe inglesi, sempre loro, stavano facendo quello che gli riusciva meglio, ovvero gironzolare attorno a città che non gli appartenevano e dichiararle proprietà della corona. Un bel giorno arrivarono alla città di Kororareka, in Nuova Zelanda, e decisero di stare lì la loro bandiera. Dopotutto, voglio dire, chi non ama la bandiera inglese? Oneheke, ad esempio. Il capo della locale tribù aborigena decise di raggiungere l'accampamento britannico e con un bel colpo di accetta affettare il palo che teneva su la Union Jack, come se questo potesse liberarli in qualche modo dal dominio dei fan del tè. Quello che ne seguì dopo fu una splendida manifestazione di idiozia. Gli inglesi eressero velocemente un nuovo palo e che lo tirò giù con la stessa rapidità. Terzo palo e che non si fece pregare. Il quarto palo era rinforzato in ferro con una guardia armata a controllarlo e che aspettò che la guardia andasse a farsi un panino, tirò giù rinforzi e segò il palo. Il governo inglese decise allora che questi aborigeni non avevano il diritto di tirare giù pali e vivere tranquilli nelle loro terre. Dovevano subire una punizione esemplare. Ma sfortunatamente per loro, Eke aveva preso la stessa decisione poche ore prima. E l'11 marzo 1845 arrivò in città con la sua crew e massacrò letteralmente i coloni. E poi tirò giù ancora il palo della bandiera. La risposta degli inglesi portò a una guerra di 10 mesi in cui si ripresero la città e la rivolta venne sedata, anche se il risultato può essere sostanzialmente un pareggio, perché i britannici non osarono più erigere nessun altro palo. La battaglia di Caransebeș. Nel 1788 le truppe austriache stavano marciando per attaccare le prime linee turche nei pressi dell'attuale Romania. Giunta la notte, gli austriaci si accamparono e mandarono un gruppo di esploratori in avanscoperta. Non trovarono i turchi, ma degli zingari, con un quantitativo abnorme di grappa da vendere. E che so, gli austriaci sfigati? Giù a comprare grappa e ubriacarsi nel mezzo del nulla. Poi casualmente passò di lì un gruppo di fanteria austriaco che, vedendo il party, aveva tutta l'intenzione di unirsi. Ma gli esploratori, un po' per divertirsi e un po' per non condividere da bere, tirarono su delle fortificazioni improvvisate e cominciarono a prendere in giro i fanti. Finché a qualcuno, un po' troppo su di giri, partì un colpo. Delirio. I fanti credevano fossero i turchi da qualche parte nel buio e urlando andarono a nascondersi sparando qualche colpo. Gli esploratori, ubriachi marci e sentendo i fanti urlare «Ci attaccano i turchi!», caricarono le armi, saltarono in groppa ai loro cavalli e cominciarono a caricare
caricare verso la direzione da cui provenivano i colpi, ovvero verso i loro amici. La fanteria, dimenticando che l'aspetto classico dei turchi non è biondo e con gli occhi azzurri, prese quello come segnale definitivo che i turchi erano lì. E quando sembrava che la cosa non potesse diventare più stupida di quanto già era, lo diventò. Gli esploratori, dopo la loro carica verso i fanti, scapparono via verso il campo base. Svegliarono i generali e gli dissero che erano stati attaccati dai turchi al grido di Allah Allah. In realtà erano i fanti che gli gridavano Alt Alt in tedesco. Quello che ne seguì fu la mobilitazione generale dell'esercito, che perlustrò tutta la zona, finendo molto spesso a spararsi tra loro, ferendosi o uccidendosi. Chi vinse? Beh, i turchi, che arrivarono 2 giorni dopo e trovarono più di 10.000 austriaci feriti o morti. E dopo una bella risata, conquistarono la zona. La guerra del maiale. Nel periodo in cui il Canada era sotto il controllo dell'impero britannico, c'erano delle isolette sotto Vancouver che non si sapeva bene a chi appartenessero. Chiariamoci, c'è sempre stato un confine tra Canada e Stati Uniti, ma nessuno è mai importato niente, finché non arrivò quel dannato maiale. Una di queste isole è l'isola di San Juan, e lì una compagnia inglese aveva stabilito un enorme allevamento di pecore. Poi nel 1859 un gruppo di 25 coloni americani arrivò e decise di stabilirsi lì, convinti che quelle fossero le loro terre. Il 15 giugno dello stesso anno, uno di quei coloni, Lyman Cutler, trovò un maiale che grufolava nel suo giardino e gli sparò. Poi scoprì che il maiale apparteneva a Charles Griffin, un dipendente del ranch di pecore che allevava maiali e li lasciava liberi di andare ovunque volessero. Lyman, sentendosi in colpa, offrì $10 per risarcire Charles, ma lui ne voleva 100. Allora Lyman disse che era colpa del maiale che gli stava mangiando le patate nel giardino. La risposta di Charles: era tuo dovere tenere le tue patate fuori dalla portata del mio maiale. Questa discussione tra gentiluomini finì quando le autorità britanniche provarono ad arrestare Lyman, che chiamò in aiuto l'esercito americano. Gli inglesi, temendo di poter perdere a loro volta il controllo dell'isola, mandarono i rinforzi, e nel giro di poco tempo sull'isola c'erano 1000 americani con 14 cannoni e 2000 inglesi con 6 navi da battaglia. Gli ordini dei britannici erano di rimuovere le forze statunitensi dall'isola, ma fortunatamente i comandanti dei due eserciti diedero ordine di sparare solo se attaccati, e nessun proiettile volò quei giorni, dopo tutto un po' di sanità mentale. Entrambi gli eserciti si stufarono abbastanza presto e dopo meno di un mese decisero per un controllo congiunto dell'isola. 100 militari di ciascuna fazione rimasero lì per i 12 anni successivi, vivendo in armonia e gustandosi del grandioso bacon. La guerra dell'orecchio di Jenkins. Robert Jenkins fu un capitano della marina britannica la cui nave fu abbordata dagli spagnoli nel 1731 e per ragioni di cui nessuno è a conoscenza gli tagliarono un orecchio. Le relazioni tra i due paesi al tempo non erano idilliache, ma al momento a nessuno fregò niente. Poi nel 1739 gli inglesi, che erano stufi di girarsi i pollici senza sparare a nessuno spagnolo, decisero che era ora di andare in guerra. La motivazione che trovò il Parlamento? L'orecchio di Jenkins tagliato 8 anni prima. Tutti dissero che era un enorme insulto e che non l'avrebbero mai perdonato. Quello che ne risultò fu una guerra di un paio d'anni dove i due eserciti se le diedero di santa ragione in Sud America e nei Caraibi. E in seguito a tutte le alleanze e agli intrighi politici dell'Europa dell'epoca, la guerra per l'orecchio di Jenkins si riversò nella guerra di successione austriaca, che è una di quelle guerre che a noi europei ogni tanto piace fare, e che portò alla morte di oltre 500.000 persone e fu una delle maggiori cause della guerra dei 7 anni. Il primo grande conflitto mondiale con più di 1.250.000 morti, da cui l'Inghilterra ne uscì come la più grande potenza mondiale. Ma chi vinse la guerra dell'orecchio di Jenkins? Tecnicamente la Spagna dichiarò la vittoria diplomatica per motivi a tutt'oggi sconosciuti, ma in realtà, visti gli sviluppi futuri e il risultato finale, direi che fu l'Inghilterra a trarne i maggiori benefici. E onestamente, in tutto questo turbinio di guerra, morte e disperazione, voglio sperare che almeno una volta Jenkins abbia chiesto di smetterla di litigare per il suo orecchio.